Buonasera e bentrovati con la prima puntata di Sportivamente Torna, la trasmissione in onda ogni mercoledì in seconda serata su Teletruria che approfondisce e si occupa dello sport aretino a 360 gradi anche in questa nostra terza stagione e per il secondo anno consecutivo la nostra trasmissione sarà ospite nella splendida cornice del Circolo Tennis Giotto. Ovviamente dopo il successo dello scorso anno, coniando anche un termine calcistico, squadra che vince non si cambia, allora intanto vado a dare il ben ritrovato al mio abituale compagno di viaggio Riccardo Buffetti, buonasera. Buonasera Andrea, buonasera a tutti, ben ritrovati a questa terza stagione di Sportivamente. E allora prima di tornare con te Riccardo, perché dobbiamo ovviamente lanciare il nostro concorso, un concorso che quest'anno raddoppia, potremmo dire, ovviamente esatto. Il ringraziamento a Teletruria per averci confermato la trasmissione, soprattutto una trasmissione che nasce da un'idea di Andrea Guidelli, il nostro un braccio armato della parte commerciale e poi ovviamente anche tutta la parte tecnica guidata da Video Più. Riccardo, prima di andare ad introdurre il nostro primo ospite, ho parlato del nostro concorso, lo scorso anno tantissimi voti e quest'anno allora facciamo le cose in grande. Sì, esatto, ricordiamo che l'anno scorso c'è stata l'ultima puntata, premiazione per lo sportivo, la sportiva dell'anno, vinti rispettivamente da Vassallo, giocatore Baldaccio Bruni e da Virginia Leonardi per quanto riguarda la sportiva dell'anno, con in tantissimi avete votato, più di 5.000 voti sono arrivati per decretare questi due risultati. Quest'anno dunque ripartirà lo sportivo e la sportiva dell'anno e in più ci sarà una terza votazione, quella dell'associazione sportiva dell'anno. Dunque troverete nella nostra pagina social tutti i riferimenti per poter partecipare. Ricordiamo che una volta al mese ci saranno tra virgolette le eliminatorie e poi prima dell'ultima puntata ci sarà la possibilità di scegliere tra queste tre preferenze, quindi lo sportivo dell'anno, sportiva dell'anno e associazione sportiva dell'anno. Ovviamente poi è nel corso delle prossime puntate, Riccardo, come hai ricordato, sia sui nostri social sia anche mercoledì prossimo, vi daremo ulteriori dettagli. Ovviamente allora entriamo nel vivo della nostra trasmissione e come abitudine cominciamo con i padroni di casa. Come ho detto, siamo ancora qua al Circolo Tennis Giotto, allora do il ben ritrovato a Jacopo Bramanti, direttore generale. Buonasera Jacopo. Buonasera, buonasera a tutti. Colgo l'occasione per farvi l'in bocca al lupo. Noi siamo felici di potervi ospitare anche quest'anno. L'anno scorso è stato, penso, una buona esperienza per tutti, quindi buon lavoro e in bocca al lupo. E allora ricordiamo, ovviamente mandiamo anche un saluto al presidente Luca, benvenuti. Jacopo, per noi, come dire, il Giotto ha portato senz'altro bene in una stagione che voi avete festeggiato i 40 anni, che ha visto questa doppia promozione, no? Sia in campo maschile con la conquista della 1, sia in campo femminile con la conquista della Serie B. Insomma, è stato un anno straordinario. Ripartiamo da lì. Sì, mi ricordo che proprio qui, insieme a voi, all'inizio dell'anno scorso, speravamo di far bella figura nelle due competizioni e sono andate come speravamo, diciamo. Quindi abbiamo centrato questa doppia promozione, i ragazzi tornano in Serie A dopo penso più di 10 anni che non c'eravamo e quindi una fortissima emozione da parte di tutti, anzi vi aspettiamo, oramai sarà tra un anno praticamente perché la Serie A gioca a ottobre, esatto. Ottobre 2023, quindi lì c'è tempo. E invece le ragazze siamo approdate in Serie B per la prima volta e questo è un risultato che rincorrevamo da un po' di tempo, ci siamo riusciti e qui invece vi posso estendere l'invito un pochino prima, nel senso che cominceremo a maggio del 2023, però siamo molto contenti, due obiettivi diciamo posti lì davanti e raggiunti. Assolutamente, prima di dare la parola anche a Riccardo, abbiamo detto questo 2022 è l'anno in cui il Circolo festeggia i 40 anni, avete avuto tante iniziative, stanno ancora proseguendo, insomma come è andata anche come sono andate le celebrazioni al di là dell'aspetto sportivo che è stata un po' la ciliegina lì? Ci siamo divertiti. Fate conto che la tradizionale 24 ore quest'anno è diventata una 40 ore, quindi c'è stato modo di divertirsi, abbiamo fatto più appuntamenti durante l'anno, il clou diciamo è stato a luglio con una festa che abbiamo fatto in piscina con i fantastici fuochi d'artificio di Riccardo Buoncompagni che non mancano mai, però diciamo che i festeggiamenti termineranno a fine mese perché il 25 novembre andremo al Principe per la serata tradizionale di festeggiamento e chiusura della stagione, quindi non ci siamo ancora fermati insomma.
Tanto abbiamo parlato di un'attività tennistica, quella della Serie A e della Serie B femminile, che riprenderanno anno nuovo. In questo momento invece si stanno svolgendo diverse iniziative, sono svolte anche diverse iniziative per quanto riguarda il settore giovanile. Sì, abbiamo da 3 settimane più o meno è finita l'attività delle squadre under, dove abbiamo raggiunto 2 terzi posti eccezionali in Italia, perché siamo la terza squadra under 14 maschile, la terza squadra under 12 maschile. Non è uno scudetto, perché comunque siamo sempre ambiziosi e l'idea è quella di arrivare lì prima o poi, per fare diciamo continuare la striscia, però è un risultato eccezionale perché tutti i bimbi nostri, bimbi piccoli, ci danno la speranza di poter fare un'altra, diciamo, qualche anno di nuove generazioni che potranno portare il risultato. Tra l'altro sentiamo anche in sottofondo, insomma, è tornata l'attività 360 gradi per il ciclo tennis Giotto. Ti chiedo come si è svolta durante questa estate e come si svolgerà poi in periodo autunnale e invernale. Sì, finalmente il periodo Covid ci ha lasciato, abbiamo passato 2 anni veramente complessi per la socialità e devo dire che questa stagione, quest'estate, è forse stata la prima un po' per tutti, un po' per tutta la società, anche per noi normale, e c'era tantissima voglia di condividere, quindi sì, c'è tanta partecipazione. Fate conto che abbiamo circa 75 famiglie in attesa di acquisto di quota sociale, che non è disponibile perché nessuno ci vuole lasciare, e questo è un dato interessante, perché non è mai stato così ampia la richiesta di entrare al circolo. Altro argomento, padel, ne abbiamo parlato spesso, insomma è ripartita anche lì l'attività, avete anche proprio la scuola di padel, no? Sì, abbiamo la scuola. Avrete visto su qualche giornale, abbiamo inserito una nuova figura che è Tommaso Ricci, un nuovo maestro. Fate conto che settimana prossima comincerà una competizione a squadre femminile, per la prima volta la facciamo durante l'inverno. L'anno prossimo saranno suddivise le squadre, quindi saranno squadre femminili, squadre maschili divise, ne avremo 3. Abbiamo aumentato i numeri della scuola, quindi su questo argomento qui c'è tantissimo interesse, indubbiamente. Ecco, 2 anni fa il padel è arrivato a Arezzo, l'anno scorso ne abbiamo parlato e era un po' la novità, adesso è diventata una certezza questo sport, anche per il tennis Giotto. Sì, assolutamente, in realtà noi abbiamo fatto una scelta, nel senso il nostro target è il tennis, il padel è comunque un qualche cosa da affiancare al tennis, ma ci sono tantissime strutture nate qui fuori che puntano unicamente su quello e tutti dicono che i numeri sono eccezionali, quindi noi abbiamo un campo coperto, è praticamente sempre pieno, c'è già un'idea di provare a coprire anche il secondo campo, sicuramente non sarà una moda. Poi avrete letto, la Federazione Italiana Tennis ha cambiato nome, una cosa storica, nell'assemblea federale del mese scorso, la federazione si chiama FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel, quindi già solo questo vi fa capire quale investimento, quale prospettiva c'è anche da parte della federazione. C'è di fatto una istituzionalizzazione proprio di questa nuova disciplina. Più volte anche nell'ultimo periodo, ricordando quello che è stato il percorso del circolo, il presidente Luca Benvenuti, e riferendosi anche al suo periodo di presidenza e alla vostra gestione tecnica e non solo, ha parlato di modello Giotto. Insomma, solo alcuni numeri, no? 52 titoli toscani negli ultimi 10 anni, ha ricordato ovviamente le 2 promozioni delle 2 prime squadre lo scorso anno, e anche titoli a livello giovanile nazionali. Insomma, qual è il segreto e la formula vincente di questo modello Giotto, Jacopo? Ma il segreto sono le persone, non sono i muri, ma sono le persone. A partire dal consiglio, il consiglio oramai è abbastanza molto solido, nel senso che sono più di 12-13 anni che sotto la presidenza di Luca Benvenuti più o meno le persone sono quelle. Noi maestri siamo il gruppo maestri, siamo arrivati a essere 15-16 persone e credo che negli ultimi 10 anni non sia andato via nessuno, quindi la stabilità delle persone, indubbiamente. E mi fa molto piacere che alcuni circoli storici di riferimento del territorio siano venuti nell'arco degli anni a chiedere, a informarsi, a vedere quello che facevamo noi per prendere spunto,
e sinceramente, personalmente, questo è l'indice di cui mi fa più piacere, il fatto che è un indice di qualità rispetto al lavoro che fa. Sì, il fatto che la storia del nostro sport sia venuta qui a chiedere, a informarsi, questo sicuramente è stato un orgoglio importante. E poi, e dopo lascio la parola anche per magari per un'ultima domanda anche a Riccardo, i risultati arrivano con atleti che formate, no? Voi che crescono dal vostro vivaio, al di là di alcuni innesti che poi, come dire, gioco forza, vengono fatti salendo le categorie, però ecco, lo zoccolo duro insomma di ragazzi aretino comunque sì, cresciuti. Sì, sì, assolutamente, chiaro, le prime due squadre non si può non avere un aiuto, diciamo così, e quindi le prime squadre abbiamo qualche ragazzo che viene da fuori. Però per il resto, a parte l'A e la B, ne abbiamo altre 19, di queste altre 19 sono tutti ragazzi che si allenano con noi. Ecco, sotto questo punto di vista qua, più legato al tennis, diciamo che l'influenza comunicativa nazionale e internazionale che sta avendo anche questa disciplina, grazie agli esponenti come Musetti, Sinner, insomma, che, e altri che stanno portando in alto il nome italiano ai tornei internazionali, sta avendo un riscontro anche a livello di tessere fra maschile e femminile nel circolo. Sì, sì, ma non solo per noi, il movimento del tennis in questo momento è veramente positivo, per noi siamo a numeri mai avuti fino ad ora, ma comunque parlando anche con altre realtà i numeri sono assolutamente positivi. Sinner, Berrettini, ma soprattutto la Coppa Davis che vi invito a seguire, perché notizia di due giorni fa, il numero uno al mondo Alcaraz non potrà giocare le finali di Davis, Nadal non potrà giocare le finali di Davis, noi abbiamo una squadra fortissima. Si apre qualche spiraglio per sognare, diciamo, io è da due anni che dico che vinceremo la Davis, allora, sicuramente in due o tre anni la porterò male. Però credo che se noi mai raggiungessimo con la squadra maschile quello che abbiamo fatto con le donne negli anni passati, perché abbiamo vinto la Federation Cup tre volte mi sembra, sarà veramente l'apice dell'esplosione del tennis, perché poi se gli uomini vincono, se la nazionale vince, sarà esatto, perché poi come dire, la Coppa Davis è la nazionale del tennis, quindi chiaramente poi quando gioca la nazionale, al di là dello sport che scende in campo, comunque appunto c'è questo grande spirito di appartenenza e di condivisione. E allora siamo arrivati in conclusione di questo nostro primo spazio, io ringrazio il direttore generale del Circolo Tennis Giotto, grazie, Jacopo Bramanti, ovviamente lo ritroveremo anche nel corso di questa nostra stagione di Sportivamente, ritroveremo anche molti protagonisti ovviamente del CT Giotto da qua al prossimo maggio. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi seconda parte di Sportivamente. Seconda parte di Sportivamente, dopo aver parlato di tennis nel nostro primo spazio, adesso apriamo una pagina dedicata al baseball, perché dobbiamo parlare di una realtà retina importante, di lunga tradizione, che qualche settimana fa ha conquistato una importante promozione, tornata nel campionato di Serie B. Parliamo del baseball softball Arezzo, e allora io do il benvenuto al vicepresidente Carmelo Cacciatore. Buonasera Carmelo. Buonasera a lei. E insieme a lui il giocatore della prima squadra, quindi uno dei protagonisti di questa promozione, ovvero Pietro Gori. Buonasera Pietro. Buonasera. E allora io partirei da Carmelo, insomma partiamo da questa affermazione, è passato qualche settimana, però insomma che emozione è stata, che soddisfazione è stata andare in Serie B? Sì, esattamente, è stata un'emozione grandissima, anche perché frutto di un lavoro insomma che si è protratto negli ultimi anni, esattamente 5 da quando siamo noi insediati come consiglio direttivo, che ci ha visto fortissimamente dediti al raggiungimento di questo obiettivo. Era molto importante perché avendo praticamente ricreato da zero la squadra, abbiamo dovuto comunque crescere, abbiamo dovuto far crescere tutta una nuova generazione di ragazzi che, partendo dalle categorie giovanili, sono ormai cresciuti, arrivati a costituire l'ossatura principale della squadra, e grazie a loro abbiamo potuto appunto affrontare il campionato e puntare alla promozione. Ecco, poi parleremo anche appunto del percorso che avete fatto. Immagino che uno di questi ragazzi ha fatto questo percorso, è proprio Pietro Gori, che è stato uno dei protagonisti, no, di questa promozione. Pietro è il nostro ricevitore, titolare,
insomma, vorrei sentire anche appunto di questo vivaio che abbiamo cresciuto. Ecco, allora, insomma, Pietro, arrivare dal vivaio e poi essere protagonista di questo trionfo, che anche per te, insomma, che sensazione è stata, che soddisfazione? È stata una soddisfazione incredibile, perché comunque, essendo sempre cresciuto in questo ambiente, avendo visto il lavoro che c'è stato dietro, e farne parte e arrivare a un successo del genere, che è stato desiderato molto, fa molto piacere, e essere protagonista insieme ai miei compagni, che siamo cresciuti tutti insieme più o meno della stessa età, fa molto piacere. Tornerei dal vicepresidente Carmelo Cacciatore per parlare insomma di questa avventura che ha portato poi il vostro club ad approdare in Serie B, un'avventura che è terminata in finale, una finale lunghissima contro il Livorno, perché so che dopo la sconfitta maturata in casa loro è arrivata una vittoria ad Arezzo e poi si è dovuto attendere una settimana per poter giocare lo spareggio. Sì, allora, premetto che dunque il campionato quest'anno ci ha visto impegnati nel girone del Centro Italia con squadre come Siena, Roma, Anzio, Montefiascone e altre, e Junior Grosseto. E ci siamo qualificati al primo posto appunto nel girone, dandoci appunto diritto a disputare la post season, che ci ha visti impegnati prima nella serie contro la squadra di Paternò, sì. Quindi ci siamo dovuti sobbarcare anche la trasferta in Sicilia e lì abbiamo giocato appunto al meglio delle tre partite, vincendo le prime due siamo approdati direttamente alla fase finale, che ci vedeva appunto contrapposta alla formazione del Livorno, quindi abbiamo anche noi disputato il nostro derby. È vero. È attualità, assolutamente, vero. Nell'ultimo finale appunto, e anche lì abbiamo giocato la prima partita in trasferta a Livorno, perdendo di misura 3-2. Dopodiché abbiamo giocato gara 2 e gara 3 in casa, e gara 2 abbiamo anche lì ribaltato il risultato, portandoci in parità, vincendo agli extra training per 8-7, mi sembra, anche lì sempre spuntando di un punto. Gara 3 poi praticamente è stata sospesa per oscurità, perché ahimè il nostro campo non ha l'impianto comunale, non ha l'impianto di illuminazione a norma, e quindi abbiamo dovuto sospendere la partita, quando tra l'altro il Livorno era in vantaggio 1-0, e abbiamo ripreso la domenica successiva, e poi anche quella è terminata dopo un'interminabile partita sempre di misura con il risultato di 3-2. E bisogna dire comunque la serie è stata molto equilibrata e tutte le partite sono state appunto risolte con il minimo scarto, a bontà questo dell'assoluta parità ed equilibrio che sussisteva fra le due compagini. Infatti, diciamo sinceramente, tutte e due meritavamo comunque il passaggio di categoria, però nel baseball soprattutto, insomma, è un gioco in cui è uno sport in cui gli errori contano in modo fondamentale. Quindi chi commette meno errori generalmente è quello che vince l'incontro, generalmente. E questo dimostra appunto lo minimo scarto, dimostra proprio il livello assolutamente, insomma, identico fra le compagini. Ecco, vorrei coinvolgere anche Pietro per chiedergli che sensazioni si provano a giocare queste grandi partite, dove in palio c'è qualcosa più rispetto a una semplice vittoria, ma c'è una promozione. Sicuramente per la giovane età che abbiamo tutti noi è stato un po'. C'è stata una grande tensione da parte nostra che ci ha portato a fare molti errori. Infatti ci sono state. La partita a Livorno è stata caratterizzata da molti errori da parte nostra che ci hanno portato alla sconfitta, però con carattere e con voglia di vincere, sapendo che ce la meritavamo, abbiamo insistito e abbiamo lasciato da parte la tensione e ci siamo divertiti, perché comunque è uno sport in cui ti diverti, lo fai per passione, quindi ti diverti quando lo fai, e giocare una partita del genere è un sogno. E averla vinta e aver preso la promozione in Serie B è stato un grandissimo piacere. Ecco, volevo tornare dal vicepresidente per parlare adesso della prospettiva, no? Questa promozione adesso c'è da affrontare il campionato di Serie B con quali obiettivi, con quali prospettive? Allora, per la prossima stagione sicuramente l'impegno nostro è quello di continuare questo percorso di crescita che vede impegnato il nostro settore giovanile soprattutto. Chiaramente il salto di categoria,
supporrà sicuramente, dovrà affrontare con pagine molto più agguerrite e un campionato anche più lungo in termini proprio di numerici, certo. Perché rispetto alla Serie C, la Serie B prevede già il doppio incontro, quindi okay. Le partite sono più che raddoppiate. Poi c'è anche a livello territoriale, no? Saranno spostamenti più lunghi, saranno... Sì, però diciamo su quel fronte lì diciamo la distanza che si copre ogni anno è la più stessa, o meno la stessa, perché comunque essendo uno sport minore si gioca generalmente in quasi tutta Italia, quindi anche nelle categorie più basse. E detto questo, comunque sì, stiamo poi lavorando per rinforzare il roster, perché chiaramente anche se abbiamo l'obiettivo sì di conseguire la salvezza e quindi mantenere la permanenza nella categoria, l'obiettivo principale l'anno prossimo è quello comunque di maturare un'esperienza per poter crescere e programmare quindi il lavoro in vista delle future stagioni. Ecco, e a Pietro, questa Serie B come te la immagini, insomma, come mentalmente, come ti stai preparando? Secondo me è più divertente da giocare, cioè ci sarà spazio per giocare tutti, perché avendo il doppio incontro ogni domenica giocheremo due partite, quindi lo spazio sarà sfruttato da tutti, e mentalmente non vedo l'ora, perché è un'esperienza nuova e non vedo l'ora di farla, e ci stiamo allenando duro da ora per cercare di arrivare al meglio a iniziare la stagione. Io vorrei aprire con Carmelo invece una pagina legata al baseball Arezzo. È la prima volta che abbiamo il piacere di ospitarvi a Sportivamente, e come di consuetudine chiediamo sempre, no? Quando conosciamo uno sport nuovo, facciamo conoscere uno sport nuovo, come si svolge la vostra attività, quindi dal livello settore giovanile fino al livello di prima squadra. Sì, allora, la nostra società è oltre la prima squadra, dove tengo a ricordare appunto che la maggior parte dei ragazzi sia sì, da Arezzo, ma anche un'età abbastanza contenuta, perché sono ancora per la maggior parte minorenni. Abbiamo anche un settore giovanile in cui gravitano ragazzi dall'età scolare in poi, quindi facciamo sia mini baseball, che non è agonistico. Abbiamo una squadra under 12 e un under 15. E quindi colgo anzi l'occasione a tutto il pubblico per rendere appunto visibile anche la nostra realtà e dare modo a tutti, chi volesse essere interessato a prendere. Ecco, ricordiamoci dove vi allenate, sì, noi appunto possono nostro, magari anche le famiglie avvicinare. Lo stadio comunale è in via Simone Martini, di fronte allo stadio. E comunque ora nei prossimi giorni, tempo permettendo, anzi cercheremo di reclutare quanti più bambini possibili, anche organizzando attività promozionali al parco, penso a Parco Giotto, in cui contiamo di installare nei prossimi weekend una gabbia di battuta per poter dare a tutti occasione di cimentarsi nella battuta con mazza e pallina, insomma. Ecco, volevo a proposito di questo, visto che si è parlato anche di promuovere il baseball, Pietro, insomma, tu come ti sei avvicinato a questo sport, perché ti sei appassionato al baseball, e magari ecco ragazzi anche della tua età o più piccoli appunto che ci stanno seguendo, insomma, che consigli gli daresti, ecco, e perché gli consiglieresti di iniziare a giocare a baseball? Io ci sono nato nel baseball perché il mio babbo insieme a loro hanno sempre giocato, e quindi ho avuto questa fortuna di poter stare dietro a loro fin quando ero piccolino, e quindi ho sempre visto il baseball e mi è sempre piaciuto, e ho iniziato appena nato a giocare a usare la mazza e la pallina, e nel mio piccolo ho cercato di portare i miei amici, no? Quando sei piccolo non vuoi fare le cose da solo. Anche adesso sei non so quanti anni hai. 17. Vabbè, però quando ero più piccolo. Sì, certo. Quando ero più piccolo cercavo di portare i miei amici a farmi compagnia, e tanti di loro sono ancora a giocare con me, e il consiglio che do io è di provare, perché è uno sport strano, quello lo ammetto, però è bellissimo, a me mi diverte tantissimo. È uno sport poco conosciuto e io lo consiglio molto. E vediamo, insomma, se questa tua considerazione viene raccolta. È molto anche bello, no, il discorso della condivisione, aver trascinato gli amici a questa attività. Anche perché Carmelo ci ha portato avanti una storia, una tradizione. Nella storia dell'Arezzo Baseball c'è anche una Serie A. Quindi perché no, in un futuro, con anche persone del territorio, riuscire a tornare nella massima serie? Assolutamente.
e quello sarebbe appunto la nostra obiettivo, il nostro obiettivo diciamo massimo, perché sì, è vero che Arezzo ha avuto anche altri trascorsi in Serie A, ha vinto anche un campionato in Serie A federale, erano altri tempi in cui c'erano altri sponsor disponibili, altre disponibilità, altre risorse economiche disponibili e che permettevano anche l'ingaggio di insomma, molti giocatori dall'esterno, però insomma riuscire a vincere con i propri giocatori è un elemento di soddisfazione. Carmelo, ci devi ricordare un'iniziativa importante che si svolgerà nel prossimo fine settimana? Sì, velocissimamente, nei giorni di venerdì, sabato e domenica lo staff della Nazionale Azzurra di Baseball, Signores, sarà ospite del nostro impianto comunale e sarà quindi presente lo staff capitanato dal general manager Mike Piazza, che tra l'altro è una stella della Major League. E domenica si svolgerà appunto un incontro sotto la guida appunto dello staff azzurro fra giovani prospetti della nazionale, fra cui spicca anche il nome di Andrea Giorgeschi, che è il nostro tesserato, quindi abbiamo piacere anche di schierare una bella soddisfazione dei talenti, insomma. Assolutamente. Allora, in bocca al lupo per questa bella iniziativa e io ringrazio il vicepresidente del Baseball Softball Arezzo, Carmelo Cacciatore. Buonasera, grazie. Ovviamente anche a Pietro Gori, in bocca al lupo ovviamente ad entrambi per il nuovo campionato di Serie B che vi attende e per tutta l'attività che ci avete raccontato in questa nostra piacevole chiacchierata. E adesso andiamo in pubblicità e poi terza ed ultima parte di Sportivamente. Terza parte di Sportivamente e come anche nella passata stagione, anche in questo nostro ciclo di trasmissioni che inauguriamo questa sera, ogni settimana avremo uno spazio dedicato al calcio dilettanti. Partendo dal campionato di promozione, in particolare dal girone D, abbiamo ospite una realtà che lo scorso anno vinto il campionato di prima categoria e dunque si è guadagnata la promozione in categoria superiore e vedrete poi anche guardando i risultati della classifica, di fatto ha ricominciato da dove aveva lasciato, ovvero in testa alla classifica. E allora do il benvenuto agli amici della Sansovino, buonasera, l'allenatore Marco Iacomoni. Buonasera a tutti. E il capitano Matteo Pascucci. Buonasera a tutti. E allora, prima di parlare con i nostri ospiti, Riccardo, andiamo a vedere i risultati e la classifica del girone D di promozione dopo l'ultimo turno. Sì, con l'ausilio della regia di Video Più andiamo a vedere i risultati della settima giornata del campionato di promozione girone D, con il Sansovino che ha battuto 4-0 il Prato Vecchio Stia grazie ai reti di Marzi, Biscaro, Parrini, Mirante e Ceramelli. Le altre gare, il Montagnano ha battuto 1-0 il Casentino Academy, Montalcino vittoria in trasferta 2-0 contro il Lucignano, vittoria in trasferta anche per le Badesse 1-0 contro il Pienza, Asta Alberoro 1-0 e poi il Torrenieri che ha battuto in casa 2-1 il Bagnomercato Subiano. Ha riposato in questo turno il San Quirico. Per questi risultati la classifica ci dice che il Sansovino e lo Sport Club Asta sono in testa con 14 punti, Montalcino e Lucignano sono a 11, poi Torrenieri è quinto con 10 punti, abbiamo una sfida di squadre a 8 con Subiano, Badesse, Alberoro, Montagnano e Pienza, Casentino Academy 7, penultimo il San Quirico con 5 punti, invece panino di coda il Prato Vecchio Stia con 2 punti. Allora io convergerei subito Marco, insomma una Sansovino che lo scorso anno ha vinto il campionato e quest'anno insomma si sta ripresentando sempre lassù, è un bel duello in questo momento con l'Asta, anche se la classifica ancora diciamo è corta, il campionato è al suo inizio, insomma avete iniziato bene. Sì, come hai detto prima siamo ripartiti bene, siamo ripartiti da dove avevamo lasciato in un campionato sicuramente più importante, più difficile, come lo dimostra appunto la classifica che è cortissima, perché se guardiamo è vero noi siamo in testa 14 punti appaiati con l'Asta, però in 6 punti credo ci siano 8-9 squadre, non so, sì. Quindi è quello che ce ne sono 10 in 6 punti. 10 squadre, sì, in 6 punti, quindi è una classifica cortissima, con due gare ti puoi ritrovare anche sotto la metà e chi è invece ora a metà o sotto con due gare, due vittorie di fila si può ritrovare nei piani alti della classifica. Ecco, volevo coinvolgere anche Matteo, insomma come diceva Marco avete iniziato bene, ecco l'impatto con la promozione com'è stato? Ma è un campionato bello tosto, ci sono squadre molto organizzate, noi proviamo a dire la nostra
però veramente, veramente tosto. Ecco. Allora, tornerei da mister Iacomoni. L'anno scorso abbiamo seguito il campionato di promozione, abbiamo avuto ospiti anche a Castiglionese, che poi è stata promossa in eccellenza, e ci ha parlato di un campionato molto tecnico. Poi quest'anno avete trovato anche, insomma, la regola degli under che devono essere schierati in campo. Da canto vostro invece, che tipo di promozione quest'anno avete scoperto? È una promozione sicuramente, secondo me, io parlando anche con Roberto, appunto, che l'anno scorso l'ha vinto, con alcuni componenti, sia allenatori, giocatori o dirigenti che l'hanno affrontato la passata stagione, mi hanno detto che quest'anno, vedendo alcune partite o anche vedendo i movimenti di mercato estivi, il livello, l'asticella si è un po' alzata, perché l'anno scorso c'erano due squadre che purtroppo, insomma, hanno avuto difficoltà fin dall'inizio, sia Chiusi e Castelnovese, insomma, erano, diciamo, quelle che aspettavano un po' tutti per farci punti o per riprendere una boccata d'ossigeno, cosa che quest'anno invece non c'è, perché il Prato Vecchio, appunto, che ha due punti, ma, e noi l'abbiamo affrontato proprio ieri, devo dire che rispetto a altre squadre che abbiamo trovato non rispecchia sicuramente, perlomeno quello che abbiamo visto noi, non rispecchia la classifica che ha attualmente. Credo che alla lunga, secondo me, verranno fuori da quella posizione. Certo, rispetto ai campionati di prima, che sono tornati a un numero di squadre piuttosto elevato, la promozione è rimasta 13, così poche squadre comunque rendono anche più competitivo forse un campionato. Eh sì, perché la forbice delle squadre che rimangono lì a galla, che non dicono niente, è pochissima, perché tra play-out e le squadre che vanno a play-off ci rimane poco e niente, quindi ogni domenica è una battaglia per chi lotterà per un obiettivo piuttosto che per l'altro, però partite, diciamo, insignificanti non ci saranno, e per questo ti può consentire di sbagliare poco e niente, perché è corto il campionato e troppi passi falsi non te li può concedere. E volevo tornare da Matteo. È chiaro, è una rosa che in parte è cambiata anche per l'obbligo degli under, quindi tu chiaramente rimani uno dei, diciamo, dei punti di riferimento, essendo anche il capitano, però, insomma, guardando anche i risultati, avete trovato subito, no, l'amalgama fin da subito, anche con dei cambiamenti che ci sono stati rispetto allo scorso anno. Sì, sì, diciamo, abbiamo cambiato quasi la metà della rosa, però con i ragazzi ci siamo trovati subito bene, stiamo facendo bene perché siamo partiti bene e niente, tipo domenica era una partita difficile, squadra tosta, ma anche noi siamo una squadra con un buon carattere. È anche vero che comunque venendo sempre con te da un campionato comunque vinto, con una mentalità comunque vincente anche acquisita, è vero che sono arrivati anche giocatori importanti al di là dei giovani, anche voi dello scorso anno, no? Probabilmente avete trasmesso quello che era un po' l'onda lunga anche dell'entusiasmo della passata stagione. Sì, noi ci proviamo a trasmettere ai più giovani diciamo un po' della nostra esperienza. Fortunatamente abbiamo anche giovani che ascoltano e che apprendono velocemente. E questo è importante. Vai, Ricky. Io vorrei fare una parola col mister, più che altro delle osservazioni. Il Sassuolo quest'anno ha maturato fin qui 6 risultati utili consecutivi, al miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Come si mantengono questi standard alla squadra, con la squadra, e poi che gara ti aspetti domenica nella trasferta contro l'Alberoro, che è un po' una delle formazioni che già consolidate in questa promozione, visto anche la scorsa annata? Allora, parto con la prima domanda che mi hai fatto sui dati, che sono importanti, perché i numeri poi a questo gioco contano, e attualmente sì, è vero, abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa, questo è merito sicuramente di chi scende in campo. Io questo glielo dico sempre ai ragazzi, che si applicano tanto, però dopo la domenica è loro che vanno, sono gli interpreti principali della gara, quindi il merito va sempre a loro su tutto questo, e sono numeri che fanno piacere, oltre al risultato, per un difensore che ci tiene magari a tenere la porta inviolata, avere la miglior difesa, per gli attaccanti o centrocampisti offensivi cercare di avere il miglior attacco, perché insomma le cose, sei prolifico, e questo gli fa piacere. È una cosa in più che loro ci tengono, è giusto che ci tengano, e che ti dà uno stimolo ancora ogni volta a mantenere anche questi numeri, che insomma fanno piacere poi a fine campionato. Per quanto riguarda la gara di domenica, per noi è un derby, è una partita difficile, come abbiamo già affrontato a Montagnano, e è una squadra che abbiamo già trovato in Coppa, è una squadra costruita bene,
ma anche per la classifica, magari ora erano partiti un pochino meglio, ora un paio di risultati non positivi, però come si diceva una classifica corta, ma una squadra che ha dei valori, è una squadra che l'allenatore è già lì da un paio d'anni, che conosce l'ambiente, conosce diversi ragazzi e quindi conoscono la categoria. È una partita tosta, difficilissima, in un ambiente che tanto lo conosciamo tutti, hanno una grandissima tifoseria che li seguono sempre ovunque, insomma per noi è un test molto importante, ma sicuramente siamo pronti per andare a affrontarlo. Ecco, Marco, al di là appunto di questo primo posto, è comunque una Sansovino che sì, ne ho promossa, però ne abbiamo parlato, no, anche con Alessandro, l'obiettivo è quello comunque di salire le categorie, quindi anche quest'anno comunque di essere protagonista. Come vivi anche magari questa pressione di allenare in una piazza nella quale comunque insomma il risultato è atteso? La pressione è quella di anno scorso. Perché... Esatto. Volevo arrivare lì. Sì, l'anno scorso, forse dico la verità, forse l'anno scorso di più, perché facevamo una categoria dove noi era l'obbligo vincere. Quest'anno è vero che abbiamo una squadra importante per fare bene, però non ci si può nascondere e gli altri credo non si possano nascondere. Vedi Montalcino, vedi Subbiano, vedi Lucignano stesso, vedi Asta, che sono squadre costruite per fare bene anche loro, come non mi nascondo vogliamo fare bene anche noi, però siamo in 4-5, quindi ne vincerà uno solo e non c'è questa pressione, la pressione di arrivare nei piani alti della classifica, poi purtroppo a questo gioco ne vince uno come l'abbiamo noi, sicuramente l'avrà Montalcino, Asta, Subbiano, squadre allestite per voler far bene e essere protagonisti, quindi ce la giocheremo fino alla fine e poi vediamo chi la spunterà. Io invece con Matteo volevo fare una riflessione legata ai tifosi. Domenica, accennato prima il mister, ci sarà insomma l'Alberoro, che sappiamo che è una gran tifoseria come l'Aquila del Monte San Savino. E cosa si prova a giocare queste partite davanti a un pubblico di altre categorie forse? Il pubblico, soprattutto Alberoro, fa la differenza, perché scendi in campo che sono lì vicino, le senti, quindi sono partite, però è vero, è difficile giocarci, ma ti danno anche la carica per affrontare certe partite, ecco. E siamo quasi in conclusione, un'altra considerazione con Marco Iacomoni. Chiaramente la squadra rispetto allo scorso anno è stata per buona parte cambiata, mantenendo comunque un'ottima qualità. Per caratteristiche, ecco, questa squadra rispetto a quella dello scorso anno, che similitudini o che differenze ci sono, guardando un po' anche a disposizione? Sì, abbiamo cambiato, come ha detto, anche per forza. Chiaro, perché una regola degli under. Venivamo da un campionato, certo, dove non c'erano gli under, quest'anno siamo stati costretti, quindi sono state fatte anche delle scelte forzate su alcuni elementi che forse non volevamo, però gli under sono obbligatori, certo, prima di tutto, se no sono partite perse. Certo, ovvio. Però come abbiamo voluto mantenere un aspetto che noi ci teniamo tantissimo, è quello delle persone, in primis, piuttosto che i giocatori. E a livello umano, a livello caratteriale, per noi è una cosa basilare. Magari un giocatore con un pochino meno di qualità, però che a livello umano dia tantissimo all'ambiente, alla società e a tutto il contesto sansovino. Questo per noi è un aspetto principale che abbiamo voluto mantenere. Poi dopo, a volte, quando vai a fare degli acquisti, prendi dei giocatori che hanno anche delle qualità e funzionali al nostro contesto o alle mie idee di gioco. Si pensa che abbiamo indovinato tutto, ad oggi è così, non solo per i risultati, ripeto, perché abbiamo un grande gruppo, un grande amalgama, fino ad oggi sono aspetti importantissimi anche per il proseguo della stagione. Allora, siamo arrivati in conclusione di questo nostro terzo spazio, anche di questa nostra prima puntata. Ringrazio ovviamente l'allenatore della Sansovino, Marco Iacomoni, e il capitano Matteo Pascucci. In bocca al lupo ovviamente per il proseguo del campionato. Ritroveremo ovviamente la Sansovino, certo, anche nel corso di questa nostra stagione, per commentare quello che sarà l'andamento di questo campionato di promozione, che si annuncia davvero emozionante. Riccardo, prima ovviamente dei saluti, ricordiamo anche quelli che sono gli appuntamenti social con Sportivamente. Potete ritrovare Sportivamente dopo la prima messa in onda su Teletubbies, quindi dal giovedì, sui canali social della trasmissione, quindi Facebook e Instagram, e poi potete già iniziare a inviarci i vostri nominativi per votare lo sportivo, la sportiva e l'associazione
del mese di novembre. Ricordiamo che la votazione poi avverrà a fine novembre, inizio dicembre. E allora, le repliche, le altre messe in onda le vedete in sovraimpressione. Io ringrazio Videopiù per la regia e il montaggio e le riprese. Sportivamente torna tra 7 giorni.